Ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti a questo appuntamento con la nostra vetrina dell'auto in compagnia di Milano Motors 4x4, i numeri uno nei fuoristrada in Italia. In compagnia naturalmente di Fabrizio. Buonasera a tutti. Di Emiliano. Ciao, buonasera. E Federico. Buonasera. E passo subito la parola a Fabrizio per le importantissime novità. A te. Sì, seguite questa nuova trasmissione che durerà mezz'ora. Vi ricordo, cosa importantissima, che tutte le volte prendete nota del numero di telefono 02 6129 8699. Vi ripeto, 02 6129 8699, e buona visione. Cominciamo la serata con un pick up, un Nissan Navara 2005 turbo diesel. È un 4x4 dell'anno 2009, doppia cabina, è una vettura molto molto completa, con interno in pelle, tetto apribile, cambio automatico, una vettura davvero davvero bella. Incredibile prezzo a 18.900 euro, vedete che è munita anche di pedane. Continuiamo con un'altra vettura particolare, un Mercedes Viano, pensate, con soli 30.000 km, è il modello 2002 CDI turbo diesel, è un 9 posti allestimento corto. Incredibile prezzo, è una vettura che abbiamo ritirato da un nostro cliente che ha preso un fuoristrada, quindi incredibile prezzo, 27.500 euro. Quindi Mercedes Viano 2002 CDI del 2012 con 30.000 km. Continuiamo con un introvabile Volkswagen Tiguan turbo diesel, introvabile perché è automatica, turbo diesel e L4Motion, quindi 4x4, anno 2008, una vettura perfetta, bellissima in colore nero, prezzo, incredibile prezzo, come al solito, 15.900 euro. Vi ricordo, Tiguan 2000 turbo diesel 4Motion, quindi 4x4 automatico turbo diesel. Continuiamo con un Range Rover Sport, è un 2007 turbo diesel, allestimento HSE, anno 2007, autovettura automatica, davvero full optional, stupenda in questo colore bianco, davvero introvabile, prezzo 22.500 euro. Venite a vederla perché è davvero davvero incredibile. Mitsubishi Pajero 3200 turbo diesel, è un fine 2008, automatico, full optional, 4x4 ovviamente, venite a vederla perché è davvero una macchina splendida, nera, neanche un graffio, non ha mai fatto fuoristrada, 18.900 euro per questo bellissimo Mitsubishi Pajero 3200 turbo diesel del fine 2008. Continuiamo con un turbo diesel Dodge Nitro, allestimento RT, quindi un'autovettura full optional con cerchi da venti, interno in pelle, naturalmente cambio automatico, anno 2008, questa vettura è venuta anche di un treno di gomme supplementari invernali, quindi doppio treno di gomme, 16.500 euro per questo bellissimo Dodge Nitro RT 2008 turbo diesel. Continuiamo con BMW, quindi un BMW X1, un 2000 turbo diesel, anno 2010, bellissima in nero con interno beige, è un 2000 turbo diesel, prezzo incredibile 16.900 euro, quindi 16.900 euro per questo BMW X1 2000 turbo diesel del 2010. Continuiamo con un Land Rover Discovery, un 2007 turbo diesel, anno 2008, pensate, con solo 80.000 km, navigatore, telecamera posteriore, autovettura tutta taglia andata, incredibile prezzo, 19.500 euro per un Discovery che ha solamente 80.000 km. Venite a vederla perché non ha mai visto neanche le pozzanghere, un'autovettura davvero davvero pari al nuovo. Continuiamo in casa Jeep con un bellissimo Jeep Cherokee 2008 CRD Limited, anno 2008, autovettura con cambio automatico, perfetta, 80.000 km, incredibile prezzo, 14.900 euro.
Continuiamo con una Nissan Qashqai più 2, 2000 turbo diesel, quindi il modello 7 posti con interno in pelle biscotto, un bellissimo tetto panoramico, pensate 60.000 km, è un 4x4, bellissima, incredibile prezzo, 16.500 euro. Continuiamo con un bellissimo BMW X5, un 3000 turbo diesel, allestimento Futura, quindi full optional, del 2007, automatico, bellissimo, un bellissimo blu notte con interno in pelle beige, ovviamente full optional, a 19.900 euro. Bellissimo Suzuki Gran Vitara, un 1.9 turbo diesel, anno 2008, è il modello station wagon, quindi 5 porte, turbo diesel bellissima, a 10.900 euro. Jeep Grand Cherokee 3.000 turbo diesel limited, automatico, interno in pelle, davvero spettacolare in questo nero. Incredibile prezzo, 12.500 euro per questo Jeep Grand Cherokee 3000 turbo diesel, vi ricordo che è motorizzato Mercedes. Incredibile prezzo, vi ripeto, 12.500 euro, venite a vederla perché è stupenda. Continuiamo con una sportiva Hyundai Genesis 2000 turbo sport, 200 cavalli. Pensate, questa vettura è davvero pari al nuovo, perché è un 2012, ha percorso solo 10.000 km, navigatore interno in pelle, venite a vederla perché è davvero inutile comprarla nuova, 16.500 euro, una Hyundai Genesis 2000 Turbo Sport del 2012 con solo 10.000 km. Proseguiamo con un mito, quindi Ford Mustang, ne abbiamo due, una con impianto GPL e una senza, sono una con cambio manuale e l'altra con cambio automatico, le vedete qua, bellissime, quindi interno in pelle, tutte e due, una nera e una bicolor blu e beige, incredibile prezzo 16.500 euro, con o senza l'impianto a gas, venite a vederla perché sono davvero come nuove. Continuiamo con una vettura davvero introvabile, Mitsubishi Pajero 3008 V6 benzina. Che paura, no, è installato un impianto GPL da 130 litri, quindi questa vettura è immatricolata come autovettura a gas, quindi paga solo 130 euro all'anno di bollo e avete questo bellissimo impianto nuovo, un Tartarini, con impianto, quindi un impianto GPL con una bombola da 120 litri, quindi avete un'autonomia pazzesca e in più avete anche il vostro serbatoio a benzina, ma l'importante è che pagate solo 130 euro all'anno di bollo. Incredibile prezzo, 22.900 euro, venite a vederla perché è bellissima, davvero pari al nuovo. Continuiamo con un bellissimo Mitsubishi L200 doppia cabina con hardtop, cerchi in lega, pedane, bellissimo, pensate, ha percorso solo 60.000 km. Venite a vederlo perché è davvero pari al nuovo, incredibile prezzo 18.500 euro. Vi ricordo Mitsubishi L200 del 2009 con 60.000 km, 18.500 euro. Fiat 16, 1.6 benzina, 4x4, anno 2009, 55.000 km, perfetta. Vi ricordo che è possibile installare un impianto a gas se volete, ma non lo ritengo necessario perché è un 1.6 benzina che consuma davvero poco. E vi ricordo che è un 4x4 del 2009 con 50.000 km, prezzo 9.500 euro. Sì, vi dico prima il prezzo perché è incredibile, un Grand Cherokee 4007 8 cilindri con impianto GPL automatico full optional, un mito perché è un 8 cilindri a 5.900 euro, vi ricordo con impianto GPL già installato.
davvero davvero introvabile, perché stiamo parlando di un Toyota Hilux, quindi il pick-up della Toyota, un 3000 diesel 4x4 ovviamente, con un bellissimo hardtop, pedane, motovettura. Venite a vederla perché non ha davvero lavorato, è davvero splendida, la potete vedere di carrozzeria, gli interni, il cassone, tutto in tonso e perfetto, 16.500 euro. A giorni ne stiamo ritirando un'altra, questa è blu in argento, che ha percorso solamente 30.000 km. Quindi per gli appassionati Toyota, venite a vederle, Toyota Hilux 3000 diesel 4x4 anno 2007 a 16.500 euro. Un bellissimo Chiron 2000 turbo diesel anno 2008 automatico, navigatore interno in pelle, davvero full option. Venite a vederla perché è un'autovettura con un'abitabilità pazzesca e un bagagliaio davvero davvero generoso. Quindi un 2000 turbo diesel a 10.000 euro. Una bellissima BMW X5 del 2009, automatica, pensate, solo 80.000 km. Bellissima, all'incredibile prezzo di 29.500 euro. BMW X3 2000 turbo diesel automatico, anno fine 2008, quindi tutto quello che volete, quindi un 2000 turbo diesel con cambio automatico e di marca, un BMW. Incredibile prezzo, 16.500 euro per un BMW X5 2000 turbo diesel automatico. Bellissimo Jeep Wrangler Unlimited, 5 porte, anno 2009, automatica, pedane, due treni di gomme, quindi invernale ed estivo, quindi doppio anche treno di cerchi e gomme. Incredibile prezzo, 19.900 euro. Range Rover Sport 2007 turbo diesel HSE, quindi il massimo come allestimento, anno 2009, automatica, bellissima, taglia andatissima, 26.500 euro. Che dire di più? Venite a vederla. Continuiamo con un'altra chicca, un'autovettura davvero fresca, pensate, con 45.000 km, Jeep Cherokee 2008 CRD Limited, è un fine 2011, full optional, ovviamente con cambio automatico, è già il modello restyling con 200 cavalli turbo diesel, 19.900 euro. Quindi un'alternativa al nuovo con 45.000 km a 19.900 euro. Il primo che viene se la porta a casa. Chevrolet Corvette C5 Spider, hanno 5007 8 cilindri, anno 2000, 80.000 km, cambio manuale, interno in pelle, cosa dire di più, venite a vederla, una Chevrolet Corvette Spider a meno di 20.000 euro, non posso dire altro, venite a vederla, 19.900 euro per questa bellissima C5 Spider. Benissimo, vi ricordo che queste che vedete questa sera sono solo alcune delle nostre offerte, perché tutti i giorni vendiamo e acquistiamo auto. Mi rivolgo quindi proprio a voi, se volete vendere il vostro fuoristrada, anche se di qualche anno, l'importante è che sia in buone condizioni meccaniche, noi lo acquistiamo in giornata, quindi venite, lo valutiamo, se andiamo d'accordo andate a casa con i soldi. O se avete un fuoristrada di grossa cilindrata che non volete più, e volete uscire con una macchinetta, quindi comprare da noi una macchina di una cilindrata inferiore e anche di valore inferiore, è possibile farlo, non c'è nessun tipo di problema, quindi andate via con una macchina e una differenza in denaro a vostro favore. Quindi se non trovate l'autovettura che fa per voi in questa trasmissione, comunque passate a trovarci, perché abbiamo sempre almeno un centinaio di fuoristrada esposti, proprio perché li ritiriamo quotidianamente. Vi ricordo inoltre che su tutti i modelli benzina noi installiamo, se volete, impianti GPL. Venite a trovarci.
Una bellissima Kia Sportage 2000 benzina 4x4, anno 2010, con cambio automatico e davvero davvero full optional, con navigatore, interno in pelle, cerchi in leghi, pensate, doppio treno di gomme e cerchi, quindi estivi invernali. Il prezzo, tenetevi forti, 18.500 euro. Unico e solo in bianco, Grand Cherokee 3000 Turbo Diesel Limited. Davvero non esistono bianchi, questo è l'unico esemplare. Automatico e full optional, introvabile ovviamente, a 17.500 euro. Quindi un bellissimo Jeep Grand Cherokee Limited 3000 Turbo Diesel, automatico, full optional, con navigatore, interno in pelle, cerchi in lega, a 17.500 euro. Audi Q5 2000 Turbo Diesel 4, allestimento S-Line interno e esterno, automatica. Quindi un 2000 Turbo Diesel con su tutto. Autovettura davvero davvero bellissima a 27.500 euro. BMW X6 3000 Turbo Diesel anno 2008 con 80.000 km. Ovviamente automatico, bellissima, perfetta, davvero davvero molto fresca, venite a vederla perché non ha un graffio. A 28.500 euro. Ripeto, un BMW X5 3000 Turbo Diesel con meno di 90.000 km, quindi ne ha 85.000, a 28.500 euro. Jeep Grand Cherokee 3000 Turbo Diesel, allestimento Overland, quindi automatico, full optional, davvero davvero molto molto bella, venite a vederla, a 14.900 euro. Quindi di Jeep Grand Cherokee ne abbiamo davvero un buon assortimento, l'abbiamo in blu, in bianco, in nero e in argento, a partire da 12.500 euro. Questo modello è offerto a 14.900 euro perché è un Overland. Continuiamo con un'autovettura adatta anche per neopatentati, una Toyota Aygo 1000 5 porte, importante, 5 porte del 2009 con 45.000 km a 5.700 euro. Quindi Toyota Aygo 1000 5 porte, anno 2009, 45.000 km, ideale per neopatentati a 5.700 euro. Mercedes 1500 benzina coupé anno 2008, 80.000 km, manuale a 8.500 euro. Bellissima Chevrolet Orlando 1800 con impianto GPL dalla casa madre, anno 2013, 39.000 km, 7 posti, davvero davvero pari al nuovo, a 16.500 euro per questa Chevrolet Orlando 1008 con impianto GPL, anno 2013, 7 posti. Nissan Navara 2005 turbo diesel, doppia cabina, autovettura davvero molto molto bella, con pedane tutta taglia andata, 14.500 euro per un pick-up doppia cabina del 2007. Continuiamo con un altro pick-up, un bellissimo Mitsubishi L200, anno 2011, IVA esposta, cerchi in lega, pedane, hardtop, 18.900 euro per un pick-up del 2011. E ancora pick-up, sempre introvabili e richiestissimi, Nissan Navara 2005 turbo diesel, ovviamente 4x4, anno 2009, automatico, hardtop, interno in pelle, pedane, cerchi in lega, 18.000 euro. Per questo Nissan Navara del 2009, automatico, con interno in pelle, davvero molto molto bello.
Bellissima Alfa Romeo 159 Station Wagon, è un 1.9 GTDM del 2007 con cambio automatico, full optional perfetta. Forse c'è un errore, no, 7.000 euro. Sì, un Alfa Romeo 159 Station Wagon 1.9 GTDM del 2007 con cambio automatico a soli 7.000 euro. Hammer H3, se avete deciso di acquistare un Hammer non potete non venire da noi, perché ne abbiamo sempre diverse versioni in tutti i colori, con o senza impianto GPL. Abbiamo anche un rarissimo Hammer H3, è un 5003 V8, quindi l'Alpha Edition, è un 2008, ne sono stati costruiti soltanto 50 esemplari perché è un 5003 8 cilindri. E poi abbiamo il classico Hammer H3 nelle versioni 3005 o 3007. Quindi venite a trovarci se avete intenzione di acquistare un Hammer, li abbiamo a partire da 15.000 euro. È possibile anche installare, vi ricordo, un impianto GPL. Chevrolet Captiva 2000 turbo diesel, anno 2006, automatica, 7 posti, 8.500 euro. Un'altra Chevrolet Captiva, questa volta è un modello 2011 con un leggero restyling, quindi è un 2002 turbo diesel, 60.000 km, 7 posti, full optional con interno in pelle, a 17.500 euro. Audi Q7 3000 turbo diesel del 2009, full optional, incredibile prezzo, 24.500 euro per un Audi Q7 3000 turbo diesel dell'anno 2009, full optional. Bellissimo Mercedes ML 280 Sport, anno 2009, già restyling automatico, pochissimi chilometri, 26.500 euro. Bellissimo X5 3000 diesel Futura, anno 2009, automatico, IVA esposta, a 24.500 euro. Jeep Wrangler 2008 CRD Sahara Edition, anno 2012, automatico, è già il modello 200 cavalli, quindi l'ultimo, full optional, 24.500 euro per un Wrangler Sahara del 2012. Vi ricordo che ha il cambio automatico, l'interno in pelle e doppio treno di gomme, a 24.500 euro. Jeep Cherokee 2005 turbo diesel, cambio automatico, allestimento limited, a 13.900 euro. BMW X5 3000 turbo diesel, allestimento Futura, bellissimi cerchi da venti, pedane, quindi sportiva, automatica, full optional, 19.900 euro. Una bellissima Audi A1 1004 benzina Ambition, fine 2011, 60.000 km, cambio automatico, navigatore, cerchio da 17, venite a vederla perché è davvero spettacolare, pari al nuovo, il prezzo 15.900 euro per un Audi A1 automatica, fine 2011, navigatore, cerchio da 17. Bellissimo Mercedes ML280 CDI Sport del 2006, ma pensate, con 78.000 km. Davvero un affare, a 18.900 euro, con, ripeto, 78.000 km.
E adesso un bellissimo Jeep Wrangler, 3008 benzina, allestimento Rubicon, macchina con 15.000 km, quindi realmente pari a nuovo, a solo 22.900 euro. Venite a vederla. Ed ora una splendida Porsche Boxster, è un 2007, immatricolata nel 2005 con soli 60.000 km, quindi una vera rarità proposta per voi da Milano Motors 4x4 a 20.000 euro. Venite a vederla perché è veramente una splendida vettura. Ed ora una bellissima Harley Davidson Ultra Classic, venite a vederla, è davvero pari al nuovo per gli appassionati. Vi ricordo cosa interessante su questa moto: ritiriamo in permuta anche autovetture o fuoristrada, quindi se avete un fuoristrada che utilizzate poco, siete intenzionati a vendere e volete comprare un Harley, venite perché sicuramente l'affare lo facciamo in due, quindi venite a vederla davvero come nuova, è un anno 2009, allestimento Ultra Classic, gli appassionati sapranno sicuramente meglio di me com'è questa moto. Vi ricordo quindi ritiriamo in permuta anche fuori strada, anche di importo superiore, quindi vediamo la differenza, o autovetture, venite a vederla. Audi Q7 3000 turbo diesel automatica 100.000 km, perfetta, full optional, cerchi da 20, interno in pelle navigatore, che dire di più, il prezzo 20.900 euro, quindi con 20.000 euro vi portate a casa un Q7 con 100.000 km, 3000 turbo diesel full optional con cerchi da 20, venite a vederla perché non ha un graffio, è qua in vetrina. Abbiamo una Land Rover Defender anniversario, modello da collezionisti, è un'edizione limitata, il modello SVX, è una macchina del 2009 a 54.000 km, è una vettura molto tecnica, la potete usare per fare la spesa o per andare in cima all'Himalaya, 29.900 euro. Land Rover Range Rover Sport 2007 turbo diesel HSE, è un fine 2008 full optional con i Vesposta, a fare bellissimo, blu metallizzato, interno in pelle beige, cerchi da 20, gommato nuovo, navigatore 24.500 euro. Continuiamo con un Range Rover Sport 3000 turbo diesel restyling HSE, il modello biturbo 245 cavalli, è un dicembre 2009, automatica, IVA esposta full optional 28.900 euro per un modello restyling fine 2009. Siamo giunti al termine di questo appuntamento, avete visto quante occasioni interessanti, tante altre le troverete direttamente qui, vero Fabrizio? Sì certo, vi ricordo che gli arrivi sono giornalieri e anche le vendite ovviamente, quindi se magari non trovate il modello che fa per voi, venite comunque a trovarci o telefonateci perché sicuramente nel frattempo sarà arrivato. Vi voglio ricordare brevemente dove siamo a Cinisello Balsamo in via Matteotti al 66, vi ricordo il numero di telefono importantissimo 02 6129 8699, potete vedere anche tutte le offerte sul nostro sito internet www.milanomotors4x4.com. Vi ricordo che su tutte le autovetture benzina è possibile installare anche un impianto GPL, vi ricordo che tutte le autovetture che avete visto sono finanziabili anche per l'intero importo, vi ricordo inoltre che se venite con un'autovettura o un fuoristrada di valore superiore, noi ve la possiamo, se volete solo venderla, ve la possiamo comprare, o se trovate anche un'autovettura di valore inferiore facciamo la permuta e andate via con la macchina più piccola e la differenza di denaro a vostro favore. Quindi venite a trovarci, siamo aperti tutti i giorni, il sabato chiudiamo un'ora prima, quindi alle 6, la domenica siamo chiusi anche il lunedì mattina, quindi tutti i giorni 9.30, 12.30, 14.30, 19, tranne il sabato che chiudiamo alle 18 e il lunedì mattina, ricordatevi, e la domenica siamo chiusi. Quindi non mi resta che salutarvi. Vi ricordo i nostri validi collaboratori, quindi Emiliano Daccol, Federico Caldera, lei la conoscete, e la Rosi, ormai è da 20 anni che ci presenta. Un saluto a tutti.